Ciao a tutti! Oggi realizziamo un attrezzo per dipingere. Cosa ci occorre? Tempere di vario colore, elastici, pluriball, carta stagnola, un tubo di cartone, un foglio bianco. Prendiamo il nostro tubo e il pluriball. Ho arrotolato il pluriball nel nostro tubo di cartone. Adesso andiamo a spargerlo di tempera e poi dipingiamo. Facciamo un altro esempio adesso usando solo elastici. E adesso proviamo con la carta stagnola. Ecco i tre risultati: con gli elastici, con il pluriball, con la carta stagnola. Ognuno un effetto diverso e un divertimento diverso. Questo gioco allena nei vostri bambini la manualità e il divertimento. Divertitevi a casa! Ci vediamo al prossimo video! Giocare è necessario. Perché? Perché si creano relazioni. Proprio di questo ne parlerò in un incontro gratuito che organizzeremo qua presso la nostra sede, ma troverete tutte le informazioni nei dettagli del video. Oggi vi racconto naturalmente una storia legata al fatto del perché giocare è necessario. È necessario come bere acqua nel deserto. Qua rispondo a tutte quelle persone che ritengono che giocare sia completamente superfluo. E io rispondo dicendo no, è necessario. Prima cosa, come vi ho detto, giocando si scoprono le relazioni. Pensate ad esempio a quel bambino che si ritrova a giocare da solo, allo smartphone, guardando la TV o coi nonni, magari nel momento in cui non interagiscono con lui. Capita che si ritrova in mezzo agli altri e proprio in quel momento è spaesato, non è abituato alle relazioni. A quel punto le deve scoprire perché si deve relazionare e scoprirà che non è tutto suo, che non è tutto dovuto, non deve solo pretendere. Cari genitori dunque, ricordatevi che quando portate il figlio a giocare da noi a Wow, non lo portate solamente a giocare, lo portate a scoprire le relazioni.